Ciao a tutti, sono Pilgrim, ben ritrovati sul mio canale. Questo è uno dei primissimi video in italiano che faccio. Ho deciso di farlo in italiano perché ho chiesto a voi sulle stories di Instagram. Insomma, è saltato fuori che molti di voi preferireste sentirmi parlare in italiano piuttosto che in inglese. E quindi ho pensato di fare alcuni video in italiano da qui in avanti e vedremo un po' come va. Questo video nasce dal fatto che qualche settimana fa mi sono resa conto di essere ormai 3 anni in Svezia, più precisamente a Stoccolma, e quindi ho pensato fosse una cosa carina fare una specie di riassunto delle puntate precedenti e magari tirare un po' le somme di questi 3 anni qua in Svezia. Per chi non mi conoscesse o per chi non mi avesse seguito, io sono sarda, sono di Cagliari. Ho studiato a Cagliari 5 anni in architettura e in ingegneria delle costruzioni. Una volta finito il percorso di studi, sapevo che avrei voluto fare un'esperienza all'estero, per cui mi sono poi trasferita in Gran Bretagna, dove tra una cosa e l'altra sono rimasta per quasi 6 anni. Ho sempre amato la Gran Bretagna, la lingua inglese, che parlo fluentemente, la cultura britannica, la loro musica. Mi trovo molto bene con gli inglesi in generale, soprattutto avendoci vissuto 6 anni. Soprattutto in età adulta, chiaramente uno prende determinati atteggiamenti o modi di fare che poi ti aiutano, diciamo, a vivere meglio in una specifica società. E poi improvvisamente, o quasi, ho deciso in realtà di lasciare la Gran Bretagna e di trasferirmi in Svezia. Questo l'ho fatto principalmente per due motivi. Il primo è stato che all'epoca io vivevo a Londra, dove ero da più di 2 anni, e Londra, per quanto sia Gran Bretagna, per me è molto differente rispetto ad altre cittadine dove avevo precedentemente abitato, soprattutto Manchester, che è una delle mie città preferite in assoluto, oppure Edimburgo, che anch'essa è bellissima. Avrei di gran lunga preferito vivere nel nord Inghilterra, Liverpool, Manchester, oppure in Scozia, però non mi è stato possibile. Ho trovato sempre molto difficile trovare lavoro in Inghilterra, al di fuori di Londra, nonostante avessi comunque delle mie esperienze, un bel CV. E quindi ecco, questo per me era un problema, l'idea di continuare a vivere a Londra a tempo indeterminato, che è una città dove non mi è mai piaciuto vivere. E inoltre la seconda ragione è stato il Brexit, perché nel momento in cui gli inglesi hanno votato per il Brexit, io stavo cercando di cambiare lavoro per avere un miglioramento di carriera, insomma, un miglioramento nella mia carriera. Avevo delle offerte, ma queste offerte non erano fantastiche. E avendo già ormai più di 3 anni di esperienza, 3-4 anni di esperienza in curriculum, mi sembrava stupido accontentarmi di un lavoro che non mi soddisfacesse. A questo punto, colpo di genio, ho pensato perché non mandare il curriculum in altri paesi europei. Io ho sempre avuto il pallino della Svezia, fin da quando ero piccola, ho sempre avuto un amore per la cultura scandinava, per la loro musica e inoltre comunque a me piace anche il freddo, mi piace la neve, mi piace l'inverno, il periodo natalizio. Ho sempre avuto questo grande desiderio di trasferirmi in Scandinavia, ma parlando solamente l'inglese è come se non avessi mai pensato che fosse possibile farlo. E quindi, insomma, ho mandato qualche application, ho mandato qualche candidatura e sorprendentemente, dopo 2 settimane neanche, ho ricevuto un'offerta di lavoro nello studio dove tuttora lavoro e mi sono trasferita. A quanto pare sono passati ben 3 anni dal mio trasferimento. È molto strano pensare che sia passato così tanto tempo, è una cosa che faccio fatica quasi a capacitarmene perché in un certo senso questi 3 anni sono stati molto veloci. Mi sembra di aver vissuto più tempo a Londra, dove sono stata 2 anni, piuttosto che questi 3 anni a Stoccolma. Ripensando a questi 3 anni, ripensando anche agli inizi di questa avventura, sicuramente posso dire che sono cambiate tantissime cose. All'inizio, quando mi sono trasferita, penso di averlo fatto un po' quasi, non dico ingenuamente, ma sicuramente non avevo considerato, non che non avessi considerato, ma non potevo apprezzare appieno quanto sarebbe stato difficile imparare una nuova lingua. Infatti, dopo 3 anni, purtroppo io ancora non parlo fluentemente lo svedese. E questo, mi sono resa conto, è un problema, perché qua
a Stoccolma soprattutto, ma penso che nelle grandi città svedesi tutti parlano in inglese quasi perfettamente, anche persone anziane per esempio. Ovviamente ci sono le eccezioni. Per questo motivo ho sempre pensato che non fosse assolutamente necessario per progredire, diciamo, nella vita. Certo, immaginavo che sapere lo svedese potesse aiutarmi a integrarmi ancora di più, ma non avevo idea di quanto in realtà fosse necessario. In campo lavorativo, e questo penso sia la cosa più importante, una volta che tu superi un certo livello di esperienza, avere lo svedese è fondamentale, perché comunque difficilmente riuscirai ad emulare uno svedese che parla l'inglese e che quindi ha la capacità di interagire con tutti, per esempio i clienti. Non potrai mai avere praticamente rapporti col pubblico, e penso che nonostante certe aziende possano interessarsi principalmente del mercato estero, scegliere comunque un rappresentante, un senior che non parli la lingua locale, penso che sia molto molto raro. E questo lo sento anche da altri amici che sono in campi differenti dal mio, arrivati a un certo livello è sicuramente preferibile parlare lo svedese, altrimenti è comunque difficile ottenere magari l'avanzamento di carriera che dovrebbe essere equiparato agli anni di esperienza che uno ha. Quindi sicuramente all'epoca ho forse preso un po' troppo sotto gamba lo svedese, che magari col senno di poi avrei dovuto iniziare a studiare più seriamente magari dal mio secondo anno. Non dico di aver sbagliato, però adesso per esempio sto frequentando dei corsi privati che mi sto pagando e penso sia un ottimo investimento. Magari questo investimento avrei dovuto farlo un po' prima, però ecco, nella vita non abbiamo sempre le stesse priorità allo stesso momento, e quindi diciamo che è andata così. Mi immaginavo che avrei fatto un rant sulla lingua svedese, ma adesso stiamo esagerando, quindi cerco di cambiare discorso e di parlare anche di altro. Altro argomento interessante penso che invece sia al di là della lingua, quello di parlare della mia integrazione forse col mondo svedese e che cosa è cambiato rispetto all'inizio. Sicuramente in questi 3 anni penso di essere riuscita a farmi diverse amicizie svedesi, ed è una cosa di cui vado molto orgogliosa, e non è stata una cosa semplice, ma è stato proprio un lavoro. Sento moltissime persone che vivono qui che frequentano solamente persone della propria nazionalità o che non riescono a fare amicizia con gli svedesi. Per me invece è una cosa che mi ero prefissata sicuramente, e vorrei dire che è una cosa che sono riuscita a fare al di là del fatto di avere adesso un fidanzato svedese. E infatti io ho iniziato ad avere amici svedesi prima di frequentare lui. Infatti quello che ho fatto è stato, già dal primo anno, mi sono aggiunta a una associazione di giocatori, nel mio caso di giocatori di ruolo. Se non sapete cosa siano i giochi di ruolo, immaginatevi dei giochi di società leggermente più complessi, dove si fa un po' di recitazione sul tavolo, mettiamola così. In Svezia è un hobby molto diffuso, e quindi ne ho approfittato, mi sono aggiunta a questo club. A partire da questo club mi sono fatta un gruppo di amicizia dove praticamente sono quasi tutti svedesi. Questo mi ha aiutato a capire un po' come la mentalità svedese, avere anche degli amici in diversi campi, avere diciamo più punti di vista di persone nate e cresciute in Svezia piuttosto che magari solamente il collega di lavoro. Ovviamente non posso negare che essermi poi fidanzata con un ragazzo svedese abbia ovviamente aiutato ancora di più la mia situazione per quanto riguarda amicizie con madrelingua. Infatti qua in Svezia una cosa simpatica anche, cioè è una cosa molto comune che può essere, io la ritengo una cosa molto carina, ma che può essere anche, può anche non aiutare quando uno straniero si trasferisce qui e vuole frequentare svedesi, è il fatto che ogni svedese si porta dietro delle amicizie che ha iniziato generalmente tra la scuola elementare e la scuola media, e non sto scherzando. Di solito ogni svedese ha un gruppo di amicizie di 4-5 amici strettissimi con cui si conoscono dall'infanzia, e questo sarà sempre il loro gruppo più stretto. Quindi a volte gli svedesi, avendo questi amici del cuore,
hanno problemi o non hanno interesse a frequentare poi persone al di là di questo cerchio stretto. Il mio ragazzo non fa eccezione, perché anche lui ha quattro migliori amici d'infanzia che frequenta regolarmente, con cui fanno viaggi, con cui si frequentano per andare a mangiare una pizza, pizza magari no, per andare in ristorante, per fare fika, che sarebbe incontrarsi per un caffè e una pasta e un dolcetto. E chiaramente da ragazza, da fidanzata, ho avuto accesso a questa ristretta cerchia di amicizia e quindi chiaramente il mio numero di amici svedesi si è allargato nettamente. A me gli svedesi, su questo non ho cambiato idea da quando mi sono trasferita qui, a me gli svedesi piacciono molto. Penso che ci siano degli svedesi con una mentalità particolarmente ristretta, che hanno anche problemi, hanno anche poco senso dell'umorismo, però quando trovi invece degli svedesi leggermente più aperti di mentalità e a cui piace magari fare delle discussioni anche interessanti e confrontare diversi punti di vista, allora li trovo veramente piacevoli come compagnia. E una cosa vera è che l'amico svedese, quando lo trovi, è per sempre. Cioè, loro magari all'inizio sono un po' più sulle loro, però nel momento in cui hai conquistato la loro amicizia col tempo, con pazienza e con tante tante frequentazioni, alla fine hai veramente degli amici che puoi contare di avere nella tua vita quando hai bisogno, quando organizzi, ed è una cosa molto molto carina, secondo me. Sto parlando tantissimo, quindi stavo pensando di concludere questo video parlando di quanto penso di essere cambiata da quando vivo in Svezia. La risposta è moltissimo. Non penso sia semplicemente un fattore di anni, e chiaramente quando passano gli anni si cresce, si cambia, però credo che sia stato estremamente duro cambiare nazione di un po' di punto in bianco. E diciamo che è stato duro, ma anche molto, molto interessante, molto, molto eccitante in un certo senso, ripartire da zero in una nazione completamente nuova. Chiaramente io sono venuta qui con un lavoro, quindi non ho fatto la stessa gavetta che ho dovuto fare in Gran Bretagna, per mancherebbe altro, però è stato comunque dal punto di vista socioculturale uno shock, e soprattutto dal punto di vista linguistico, e credo che questo sia stato un impatto molto forte sulla mia persona, che mi porta a pensare ancora, diciamo, in maniera ancora più aperta probabilmente rispetto che a prima. È sicuramente un'esperienza che mi sta arricchendo moltissimo, e dopo 3 anni posso dire che sono ancora innamorata di Stoccolma e della Svezia, e penso che non lascerò mai questa nazione. Chiaramente mai dire mai, però ecco, ora come ora sto veramente bene in Svezia, sono molto contenta di quello che ho costruito in questi 3 anni. Soprattutto sono molto contenta della mia vita personale, della mia relazione, del mio appartamento, del mio gatto, e sono tutte cose che difficilmente sarei riuscita a costruire se fossi rimasta in una città come Londra. Penso ci siano anche molte altre cose in cui sono cambiata: il modo di vestire, il modo di comportarsi, chiaramente gli interessi sono più o meno sempre gli stessi, però ho aggiunto, diciamo, delle cose principalmente scandinave, e soprattutto soprattutto nell'ultimo anno, da quando mi sono fidanzata con Jens, ho avuto l'opportunità di fare un vero e proprio bagno nella loro cultura, nelle loro tradizioni, ancora più di prima, e vederle proprio dall'interno di un nucleo familiare svedese. È ovviamente una cosa che ti cambia, che cambia anche la tua cultura personale, il tuo modo di vivere, ed è una cosa di cui sono comunque molto contenta. Penso di aver parlato abbastanza. Se ci sono delle cose di cui siete curiosi o vorreste che ne parlassi un po' di più, magari in un video apposito, lasciatemi pure una domanda nel video qua sotto, o scrivetemi su Instagram. Sono sempre qua a disposizione per confrontarci e per parlare di argomenti che possono interessare anche ai più. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commentino e un like, mi farebbe molto piacere. Se vi piacciono i video in italiano, fatemelo sapere. Se invece preferite quelli in inglese, fatemi sapere anche quello. Grazie a tutti per aver ascoltato, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!